Buongiorno a tutti, siamo collegati da Sky Sport San Donato, siamo venuti qui sulla scena del crimine per analizzare la partita di ieri sera che ha visto perdere di nuovo il signor Riccardo Leo e ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio. A tal proposito siamo qui con un bomber che si è messo a confronto con lui per fare una piccola intervista e per chiedergli cosa è successo effettivamente ieri sera. Allora, buongiorno, caro buongiorno. Giaggio, cosa è successo effettivamente ieri sera? Spiegaci un po'. Ieri sera ci siamo incontrati per giocare questa partita insieme al signor Riccardo Leo. Lui è venuto, ha fatto le sue scelte, ha scelto i componenti, ma ciò non è servito a cambiare il risultato della partita, perché comunque lui ha perso di nuovo. Ho capito, ma effettivamente il signor Riccardo Leo, dov'è che si muoveva, in quale zona del campo lui giocava? Guardi, lo indico, può vedere? Vediamo un attimino. Lo vede questo metro quadrato? Sì, sì. Allora, lui stava in questo metro quadrato, oltre questo non riusciva ad andare, girava in questo metro, comunque si muoveva nel suo ambito. A tal proposito il sindaco sta venendo per prendere le misure, perché a quanto pare gli vuol far pagare l'IMU. Addirittura? Se l'è comprato a quanto pare. Ah. Comunque questa è la sua zona, questo metro quadrato, più di là non andava, quindi non so come poi riusciva a muoversi. Comunque questa era la sua postazione. Comunque ho sentito anche che lui vuole fare l'ultima partita. Se non la fa è meglio, tanto ormai i risultati sono quelli. Io vi ringrazio. E salutiamo tutti gli amici. Grazie. Dal mondo del calcio. Ciao ragazzi e buona serata a tutti.